grato di essere qui. I'm saying thank you for coming, but also thank you for being here with us. Ringrazio voi, ma ringrazio anche naturalmente i nostri ospiti, che sono i membri del direttivo della rete europea che si chiama Eurocare. I'm going to introduce a little bit Eurocare, and I guess I don't need to translate that for you, so I'll just do it in Italian. Per chi non sa cosa sia Eurocare, Eurocare è una rete di organizzazioni non governative che è nata nel 90, quindi ormai ha 25 anni di storia. Nasce nel 90 e per iniziativa di pochissime persone, tra le quali due di queste sono qui con noi stasera. Uno è Michel Craplet, che è stato il primo presidente, e l'altro è Franco Marcomini, che nel 1990 si sono trovati proprio qui a Padova, ma poi Michel vi racconterà bene la storia, per il primo incontro di Eurocare. Quindi nel 90 nasce questa rete di organizzazioni che si preoccupa di ridurre i danni e i problemi acqua correlati a livello europeo, con 9 organizzazioni. Dopo 25 anni siamo 58 organizzazioni rappresentative di 25 paesi europei. Quindi questa è la strada che abbiamo fatto nel corso dei 25 anni. Io sono attualmente il presidente di questa organizzazione e Michel Craplet, al quale darò la parola tra pochissimi minuti, è stato il primo presidente per un lungo periodo e adesso è il nostro presidente onorario della nostra organizzazione. E vi presento velocissimamente gli ospiti. Vi dicevo, questo è il direttivo di questa organizzazione che si è trovato qui a Padova oggi e domani. Abbiamo lavorato tutta la giornata di oggi, lavoreremo anche domani per un meeting strategico, l'abbiamo chiamato così. I'm just saying what we're doing today and tomorrow and why we decided to meet. Un meeting strategico perché dobbiamo prendere anche delle decisioni importanti. Le cose sono molto cambiate in questi 25 anni. L'alcol ha rappresentato, per tanti anni era completamente assente dall'agenda europea, chiamiamola così. Poi nel 2006 c'è stata questa... per la prima volta l'alcol è stato riconosciuto un problema a livello europeo attraverso il documento della Commissione che si chiama la strategia per ridurre i danni alcol correlati. In questo momento la situazione sta tornando critica perché l'alcol non è nel programma di salute che la Commissione ha rilasciato, è come se i problemi si fossero risolti e quindi stiamo discutendo da 2 giorni per capire che cosa fare, che tipo di impatto questo avrà anche per la nostra organizzazione, anche in termini di finanziamenti, perché come qualcuno ha detto oggi in una slide, e credo che questo vada molto bene anche per i nostri ragionamenti nel club, quello che noi facciamo ha un valore anche monetario, anche economico, e deve essere riconosciuto e misurato. Questo vale per il lavoro dei club, questo vale per il nostro lavoro a livello europeo, è un valore che si riconosce anche da un punto di vista monetario e quindi stiamo discutendo anche di questo, di che tipo di finanziamenti avere. Noi abbiamo da sempre avuto un'indipendenza assoluta dai produttori delle bevande alcoliche, cioè non abbiamo nessun tipo di collaborazione, di progetto comune, perché questo ci garantisce l'indipendenza rispetto alle nostre posizioni. Ci stiamo per esempio interrogando sui rapporti con l'industria farmaceutica, perché anche l'industria farmaceutica ci ha avvicinato e ci ha chiesto della collaborazione. È questo nella linea della nostra organizzazione? Punto di domanda. Stiamo discutendo, una discussione piuttosto difficile, perché chiaramente implica tutta una serie di ragionamenti e di pensieri e anche di rischi in qualche modo. Potrebbe essere qualche membro di Eurocare che non accetta questo tipo di collaborazione, di decisione, quindi questo potrebbe anche costituire un rischio. The summary of what I'm saying is that we are discussing our future. It's a critical moment at the European level also, and that we have discussed our relationship with economic operators and what kind of economic operators we want to collaborate. It's a complex discussion, and this is one of the reasons why we are here today. E quindi
abbiamo deciso in qualche maniera di approfittare della loro presenza anche per creare un momento di conoscenza, che poi come sapete finirà anche come sempre noi facciamo in un momento conviviale, perché ci piace anche godere degli aspetti del cibo, ma quindi abbiamo chiesto a Michelle di introdurre un po' la situazione. Adesso succederà una cosa molto strana perché Michelle è francese, anzi prima vi volevo presentare. Allora, Claude, solo vi dico i nomi e le provenienze. Claude è dalla Francia, Ola è una delle nostre pilastri nel segretariato di Bruxelles, you're one of our pillars at the secretariat. Sven Olaf è dalla Svezia e rappresenta un'organizzazione internazionale che si chiama IOGT, International Organization of Good Templars, cioè i buoni templari. Stig Erik è norvegese. Marianne Scar è il nostro segretario generale del segretariato a Bruxelles. Michel Craplet, francese. Cristina from Finland, dalla Finlandia. Catherine da Londra, Inghilterra. Lauri, Estonia. Wilfred è un nostro consulente, lui viene dalla Germania originariamente, ma è un nostro consulente in quanto ha lavorato per molti anni alla Commissione Europea e quindi per i nostri rapporti con le istituzioni europee ha questa funzione di consulenza al direttivo. Maya, che rappresenta un'organizzazione giovanile che si chiama ACTIV, è un'organizzazione internazionale che ha sede a Stoccolma e lei è originariamente della Macedonia, giusto, ok? Peter, scozzese, quindi da Scozia, e Nils, il terzo pilastro del nostro segretariato a Bruxelles. Quindi questi sono i nostri ospiti stasera. E abbiamo chiesto a Michelle di introdurre il tema. Un applauso per tutti questi ospiti. Bene. Michelle introdurrà il tema che noi abbiamo chiamato stasera il consumo di alcol in Europa tra danni e promozione, con l'idea di dare un po' questo senso di cui spesso parliamo anche al club, no? Dell'aspetto contraddittorio tra i danni e la promozione, tra il piacere e quello che sappiamo le conseguenze negative, e soprattutto focalizzandoci su una questione che riguarda il rapporto che c'è tra, oggi abbiamo discusso molto tra l'altro sul legame che esiste tra una buona politica alcolologica e il trattamento e la prevenzione e le organizzazioni di cura, chiamiamole così, quello che si chiama le recovery organizations, cioè c'è un legame, c'è un filo che lega tutti questi aspetti. Molto spesso si pensa che chi si occupa di politiche alcolologiche non abbia nessun legame con gli aspetti della prevenzione, del trattamento, e questo è assolutamente fuori, come dire, fuori luogo, insomma. E quindi mi sono persa con il ragionamento, cosa stavo dicendo? Che Michelle introdurrà questa cosa legata appunto alla contraddizione tra danni e promozione e come il concetto che l'industria delle bevande alcoliche promuove è quella che i problemi riguardano una minoranza di irresponsabili, incapaci di controllare i consumi e che tutti gli altri devono essere lasciati in pace nei loro comportamenti. Questo è esattamente l'opposto di quello che noi come Eurocare proponiamo, perché come Eurocare proponiamo delle misure che hanno effetti su tutta la popolazione, indipendentemente da chi poi esprime una problematica importante, ma che le iniziative devono essere prese in modo tale che tutta la popolazione comprenda qual è la situazione, comprenda quali sono i problemi correlati e che l'impatto e il coinvolgimento riguarda tutti e non quella minoranza che appunto viene definita di irresponsabili che non è capace di tenere l'alcol sotto controllo, insomma, perché un po' il concetto è questo. The theme of tonight, as I said you before when we were in our office, is I've asked Michelle to introduce a little bit the history of Eurocare and also the actual situation, what's happening now, but also to discuss a little bit about the image of the industry that thinks that only irresponsible
people who are not able to control alcohol consumption is the problem, and the policies should address only this minority of people, whereas Eurocare is promoting a whole population approach in terms of effective alcohol policies. Bene, ho finito e do la parola a Michelle, che è francese, che però parla un po' italiano, quindi ha preparato un discorso in italiano e che però io tradurrò in inglese per gli altri ospiti, quindi sarà un degheglio, non so cosa verrà fuori, ma insomma vedremo. Tiziana, non è il discorso, sono, parlo breve, sono, sarò molto breve per darvi l'opportunità di chiedere più informazioni. Vorrei dire che sono molto felice di essere con voi stasera. Eurocare ha una lunga storia a parte. È la seconda volta che il nostro board lavora qui. Ma okay, soprattutto... Shall I translate for that? No. You don't want me to? Thank you. Soprattutto, Eurocare si riunirà per la prima volta in Europa in Padova. Voglio dire, fuori dall'Inghilterra. We met in Skipton, Yorkshire, but it's Skipton in Europe. Voi che eravate tutti bambini, era nel secolo scorso, in 1990, in dicembre, 24 anni fa. Mi ricordo che ero venuto con una buona notizia. La legge francese, la loi Evin, sulla pubblicità era votata. Credo che oggi non ho una cosa buona notizia. Abbiamo cattiva notizia dall'Europa. Ma non abbiamo perduto la speranza di cambiare, non solo il mondo, ma di cambiare la politica alcolica. Abbiamo perduto questa speranza. Non sono qui per raccontare la mia vita, per raccontare il soggiorno all'albergo Faggiano. Ho visto stamattina che eravamo all'albergo Faggiano. Credo che dobbiamo cominciare da cambiare informazioni, da cambiare idee. Io sono psichiatro, lavoro con ammalati, lavoro con alcol dipendenti e ho imparato il mio lavoro in ospedale, con ricoverati, non nella facoltà, perché non si imparava alcolologia nella facoltà. 50 anni fa, ho imparato, si dice in francese, al letto del malato in ospedale. Credo che possiamo imparare tanti da voi, per questa ragione che mi fa piacere di dare, la parola per forse una domanda, una, qualcosa che vuoi chiedere a noi, che siamo in ospedale, anche se noi in anni di stazione, non sono forse in clinica, ma sono al tempo di lei. Se vuoi parlare, se vuoi chiedere qualcosa, la parola è vostra. Okay. Grazie Michelle. Credo che sia abbastanza chiaro quello che Michelle dice. Voi avete qualche domanda per lui o anche non per lui, per qualsiasi altra persona? Nel frattempo, se volete pensarci un attimo, Giuliano mi indicava giustamente la presenza dell'assessore, che se vuole darci un saluto, intanto che qualcuno di noi pensa a qualche domanda. Io un saluto lo faccio volentieri, non solo per portarvi il saluto al nostro sindaco Massimo Bitonci, buonasera a tutti, scusate le spalle. He's representing the city government. Ma soprattutto il mio saluto personale, mi fa davvero piacere essere qua con voi questa sera, innanzitutto perché ci sono dei relatori che davvero qualificano la serata. Perché il problema dell'alcol, che è una cosa comunque che seguo col gruppo ACAT, che ringrazio e lo seguo in tutti i quartieri di Padova, è un problema che purtroppo
è sottovalutato e io sono convinta che sia un problema grave e che anche la politica e che anche l'amministrazione deve assumersi con grande senso di responsabilità. E quindi non posso che essere d'accordo con l'incipit di cui ho potuto seguire al momento, perché davvero ci sono dei casi in cui sono la maggior parte, insomma, ci propinano ai consumatori delle situazioni per cui poi spesso diventano dipendenze, lo diciamo con grande tranquillità. E quindi sensibilizzare a quelli che sono i rischi, perché i rischi sono testati, sono verificati, e forse sicuramente voi lo insegnate a me, ecco, questo l'amministrazione deve fare con dei progetti sul territorio per portare all'esterno quello che sono i rischi dovuti all'uso. Io una volta dicevo all'abuso, però ormai è diventato anche all'uso, quindi è con grande senso di responsabilità che vorrei, mi metto a disposizione non solo come rappresentanza dell'amministrazione, ma anche proprio a titolo personale per fare dei progetti nei quartieri per portare fuori sempre di più questo tipo di conoscenze e sensibilizzare la cittadinanza a quelli che sono i rischi e pericoli, non solo per sé, ma anche per gli altri, per le proprie famiglie e per la società intera. Quindi mi permette di interromperla, che così condividiamo il pensiero. We are very happy to, because this is a new city government, it's a very recent one, and it seems that alcohol is one of their issues. They think that alcohol-related problems are often underestimated, so their intention is to take initiatives to raise awareness on the city level, which is good news, and I hope that this will happen. The problems are not only related to what she used to call abuse, but also problems related to the use of alcohol. The alcohol consumption is something which is a very important cultural shift in this area, because most of the time people just speak about problem drinkers or abuse, and now if we manage to shift from abuse to use, it's already a big success to me. Ma infatti proprio il problema sta nel gestire questo tipo di azioni, e quindi io sono qua, un bel progetto, mi piacerebbe farlo, che coinvolga tutti i quartieri, perché questo è un quartiere in cui siete molto attivi, magari in altri quartieri sono meno sensibili, e quello che io mi sono proposta da quando faccio parte di questa amministrazione è quella di evitare che ci siano quartieri di serie A molto attivi e quartieri di serie B che magari sono meno sensibili storicamente per alcune attività, e quindi portare un progetto in tutti i quartieri con le diverse problematiche, questo è una responsabilità che mi prendo, però anche con grande impegno. Quindi io vi ringrazio ancora, adesso sa che avete l'idea per fare le domande, non voglio portare via tempo perché ci sono dei relatori che sono super qualificati, quindi io mi dovrei nascondere da qualche parte. Grazie ancora, perché abbiamo tutta Europa qui riunita, e complimenti per l'impegno che ci mettete ogni giorno, e soprattutto chi fa parte delle associazioni e che quindi veramente si impegna. Ok, the final comment was that the local community where we are tonight is particularly active on the alcohol field, and one of the reasons I would add is that because here, I told you when we were coming here, this is the place where every Monday two Udolin's clubs meet every week for 1 hour and a half, and we use you saw the church facilities to meet, so this is known in this particular community. There are other local communities in the city who are not so active, so the attempt will be to involve also other local community and trying to be as active as this one. And then she congratulated you for your expertise and your work and the fact that you are available to discuss with us today here. Eccola qui. Eccola.
Ma io avrei un paio di domande su di lui. Posso dire chi sei prima? Beh, non è importante, dai. Sì, è importante, sì. The first question comes from our friend Renzo Bacchion, who is responsible of the project of an important foundation called Fondazione San Gaetano, which has both residential and, you say, inpatient and outpatient programs, I think, for people with alcohol and drug-related problems. They have an experience of... Da quanti anni? 100.000. 30. Of 30 years. And we are also planning to work together here in Padova on an outpatient program for people with alcohol-related problems. Probably next month this project will start. So, la tua domanda. Allora, la mia domanda è una per il referente francese. Sì. Perché essendo assieme all'Italia, credo, i maggiori produttori di vino al mondo, volevo sapere in Francia se esistono delle strutture di terapeutiche riabilitative residenziali tipo di enoterapia. Dalla Svezia volevo sapere se esistono dei progetti di prevenzione, dei quali sono nell'ambito alcolologico, e dall'Inghilterra, Scozia, entrambe, Inghilterra con Catherine e Scozia con Peter. E dalla Scozia volevo sapere se la pubblicità in Inghilterra, Scozia è così avanti, così come quella francese. Io qualche volta vado in Francia per piacere, non per lavoro, perché in Italia non siamo ancora riusciti neanche a fare, a mettere sulle etichette degli alcolici che l'alcol fa male e via dicendo. Quindi volevo capire se almeno in Inghilterra e Scozia c'era qualcosa di nuovo in ambito di pubblicità. La domanda per Michelle è chiara? Michelle, did you understand? Posso portare due italiane? Sì, la domanda per te. So, three questions we have. One for France, if they do have residential programs for treatment of people with alcohol and drug-related problems. For Sweden, what kind of prevention projects or programs? Vuoi sapere i progetti di prevenzione in Svezia, mi ricordo bene? Sì, sì. Ok? And England or Scotland, because he is referring to the French Loire ban. Mm-hmm. And the question is, do you have anything like that, at least on labeling, which is an issue that we know very well, saying, you know, that alcohol can damage your health, etc. So these are the three questions. Well, I'm going to turn to English for you. Unfortunately, either in French better, you know. France and Italy are very near, we are cousins. Siamo vicini e siamo cugini. In termini culturali. Mm-hmm. Now in France you are speaking of addictology, which means that we are more and more working together with alcohol and drug problems. Adesso in Francia si parla di addictologia, nel senso che si lavora sempre di più in relazione, in sintonia con problemi alcol e droga correlati. Now it's official, we have to do that. Like some people like you did that 30 years ago, but now we have to do, we can be specialized, but the official discourse is we must go in prevention and in treatment, both on drugs and alcohol. Sì, quindi adesso è ufficiale che devono occuparsi di trattamento di prevenzione sia in termini di problemi alcol correlati che anche di diciamo di droghe illegali, per capirci. I would say the difference between France and Italy is that in France the approach is much more medical. In Francia l'approccio è molto più medico, la differenza con noi. We have recovered alcoholic groups. We have Believe, you know, Believe, which is quite very, very near. Believe is a family approach, but the real force, the real innovation in France is that the medical field and the medical people just really involved in that. Quindi l'approccio è, diceva, anche noi abbiamo gruppi tipo dell'associazione che è Vilibre, che Silvana e Franco si ricordano, tanto tempo fa l'avevamo conosciuto proprio in un meeting dell'Eurocare, e che ha molte similitudini anche con il movimento dei club, quindi l'approccio familiare,
queste cose. Quindi esistono questi da gruppi. Da da cui anche lui si è ispirato. Da probabilmente anche da di libro, probabilmente. Dice però che pur esistendo questo tipo di situazioni, in Francia ci sono molti più medici che nel corso del tempo si sono coinvolti nel trattare, diciamo così, i problemi alcol-correlati. Nei gruppi ci sono sempre, spesso un medico che ha lì. Ok, quindi c'è questa figura, insomma, anche se sono gruppi, la figura del medico. Ok, Sven Olaf, can you tell us something about Sweden? I would like that. Ok, molto felice di risponderti. I would say like this, we try in Sweden to put a lot of energy and attention to prevent the problem. In Svezia cercano di porre un sacco di attenzione e di sforzi proprio negli aspetti della prevenzione. That's the most important, and I said earlier today at our board meeting that the most important prevention method actually is a good policy, a good framework supporting individuals, families, young people. E ne abbiamo discusso anche oggi al direttivo, lui pensa che l'azione preventiva migliore sia avere una buona politica alcologica, una buona politica alcologica che protegga gli individui, le famiglie e le comunità dai problemi alcol-correlati. Quindi il punto di partenza della prevenzione è avere delle buone politiche alcologiche. Because if we do good treatment, if we try to prevent the problem, afterwards when people coming out of that treatment, there is no support, there is no framework supporting their daily activities, the alcohol is still there, and nothing really happened around, that can create new problems. Il fatto di non avere delle politiche alcolologiche ha anche un impatto sul fatto che dopo anche un programma di trattamento, quando la persona, diciamo così, finisce questo periodo di trattamento, il fatto di non avere delle politiche alcolologiche, se ci intendiamo, vuol dire anche delle come dire, delle regolamentazioni che non sono le leggi necessariamente, ma è anche avere degli approcci culturali rispetto all'alcol che siano di un certo tipo. E quindi finito il programma di trattamento, ci deve essere comunque qualcosa, perché l'alcol è ancora lì, non è scomparso, nessuno l'ha cancellato dal mondo, e quindi il fatto di avere comunque questa, quella che lui definisce un po' una rete protettiva costituita dalle politiche alcolologiche è fondamentale anche per chi sta facendo un percorso di trattamento. And we try in our prevention work to avoid the risk factors and to promote positive factors, so supporting the individuals, the families, to not be end up in a dependency problem or abuse problem. I loro programmi di trattamento, programmi di prevenzione, ovviamente cercano di evitare i fattori di rischio e di promuovere per l'individuo e per la famiglia invece quei fattori positivi che siano protettivi rispetto allo sviluppo di problematiche successive. And with regard to young people, it's so important to stress that the role of parents cannot be underestimated. Their role as parents is so important to keep the young people on track and to avoid future problems. E rispetto ai giovani, loro fanno grandi investimenti e ritengono che sia fondamentale il ruolo dei genitori, che tiene poi, come dire, nei binari, lui dice on tracks, vuol dire proprio sui binari, poi i percorsi dei giovani. Quindi grandi investimenti sul ruolo delle famiglie, che è un po' quello che diciamo anche spesso nei club, no? Il problema dei giovani non è un problema creato dai giovani, ma bisogna ricondurlo alla questione degli adulti e al ruolo che gli adulti hanno. Yeah. Grazie. Thank you. Thank you. Se volevo essere un pochettino più chiaro sul discorso della pubblicità, sì? Nel senso che in Italia, come sappiamo, la pubblicità è libera, quindi fa dei danni che sono inenarrabili. In Francia, su tutti i cartelloni, c'è almeno la dicitura che l'alcol fa male, in Italia ma no, non solo. E
però l'Italia lo fa per l'esportazione, per cui se noi esportiamo del vino in Francia, in Lettonia, in Inghilterra, siamo obbligati a mettere questo. Allora la mia domanda, molto interessata sul discorso della pubblicità in paesi anglosassoni, è perché gli anglosassoni tendenzialmente nell'ambito della cultura giovanile sono quelli visti più come un riferimento anche nelle notti di divertimento dei consumi delle sostanze abbinato all'uso di alcolici di tutti i tipi. Quindi noi in Italia si sta purtroppo avvicinando sempre di più una cultura del bere. Non ultimo la RAI italiana, un canale italiano, la RAI 2, da questa settimana alle 11 di sera farà una trasmissione tutta sull'uso dell'alcol, tutta sull'uso del vino, chiaro? E non farà niente sulla prevenzione di questo tipo. Quindi volevo capire invece in Inghilterra com'è la pubblicità e come si stanno muovendo. Okay. The question is not only, you know, on labeling, but it's more comprehensive of, on alcohol advertising and what kind of regulations you have. Because at the beginning, I don't know if you got it, Catherine, but Michel mentioned that when he came to Italy for the first time, he had good news because it was the time of the Loi Van. La legge francese è del 90 addirittura, quindi quando Michel è venuto a Padova per la prima volta, il Parlamento francese aveva appena approvato questa cosa, che è non solo mettere le etichette, ma che non c'è nessuna promozione televisiva, che le sponsorizzazioni sono negate da un punto di vista di eventi sportivi, culturali, musicali, eccetera, eccetera. Quindi è una legge molto articolata, insomma. Ecco. Anyway, so okay. The question is on advertising, yeah. And yeah, go ahead. Okay, so the majority of advertising and marketing in the UK is controlled by a system of co-regulation and combined with self-regulation. So there is no mandatory regulation governed by the state providing the rules on alcohol advertising and marketing. A lot of the rules and regulations are set by the drinks industry themselves and then overseen by drinks industry bodies in association with a government body that's, shall we say, industry favorable. Shall okay. I begin by saying that? Yeah. Allora, in Inghilterra non ci sono leggi, quindi non c'è un sistema legale che regola la pubblicità, c'è un sistema di autoregolamentazione, si chiama e co-regolamentazione, nel senso che sono i codici di autoregolamentazione che anche i nostri produttori hanno, quindi se li scrivono e se li fanno e se li approvano. La stessa cosa è nel Regno Unito, con la differenza che poi c'è questa co-regulation tra i produttori e questo organismo invece statale, che però di fatto è molto favorevole ai produttori. Quindi le valutazioni rispetto al tipo di pubblicità vengono fatte in questo sistema di autoregolamentazione e co-regolamentazione. Okay. So the this system of regulation doesn't deal with the volume of advertising, but it focuses on the content of the advertising. And the content of the advertising generally under self-regulatory codes promises that the adverts will not associate alcohol with social success or sexual success, that they won't include actors that appear to be under the legal drinking age of 18, and they won't make any health claims to alcohol, so alcohol won't be advertised as providing any kind of benefit to health. Questi codici di autoregolamentazione sono esattamente le stesse cose che abbiamo noi nella nostra, diciamo, sia legislazione che codici di autoregolamentazione, e riguardano solo il contenuto e non la quantità. Per cui ci sono un sacco di progetti di ricerca che hanno cominciato ad andare a vedere non tanto il contenuto di un messaggio pubblicitario, ma la quantità di messaggi pubblicitari che le persone ricevono, soprattutto le persone più giovani, considerate in qualche maniera anche più vulnerabili da questo punto di vista, nell'arco di mezza giornata. Cioè calcolato in un tempo, se uno sta davanti alla televisione un'ora,
non è tanto cosa vede, ma la quantità di messaggi pubblicitari che promuovono il consumo. Questi codici sono tutti sul contenuto, un po' come la nostra legge sulla pubblicità, e quindi che non dovrebbero rappresentare successo sessuale o sociale o sportivo, che non devono esserci come attori, diciamo, di questi spot pubblicitari persone che siano sotto l'età legale per poter, quindi i minori, cioè i minorenni, e queste sono tutte cose di contenuto che, come voi ben immaginate, sono completamente soggettive. Quindi io posso dire, a me quel ragazzo lì sembra che abbia 18 anni, a te può sembrare che ne abbia 24. Quindi sono legislazioni che sono completamente soggettive e quindi, come dire, prive di ogni tipo di fondamento legale. Quindi la stessa cosa è nel rispetto. Ok. So, despite these self-regulatory codes of conduct, we see many advertisements and marketing materials promote alcohol in the irresponsible way that does include sexual success or social success or associations with driving, such as the Formula One sponsorship with Johnny Walker. And not only is this a major problem that there isn't any legislative regulation that's keeping this system in place, but the system itself is led by complaints, so that the only way to get an advert cancelled or retracted from broadcast is if somebody complains. So exposure to children and young people and vulnerable groups already happens before an advert, even if an advert breaks the rules. Yes. It's a complaint-led system, which means that the system's flawed in that respect. And also, even when complaints are lodged, because the regulatory body is so industry-friendly, they're often not upheld. So, for example, a charity in the UK just complained about David Beckham launching his own brand of whiskey, and saying that by David Beckham, who is a children's global icon in sport, that is breaking the regulations. But the Advertising Standards Association, who's the industry-friendly body, they said that David Beckham is not a sporting hero for children because he hasn't... Just for adults. Just for adults, because he hasn't lived in the UK for 10 years, so UK children don't have rights. Yeah, that happened yesterday. Quindi, nonostante tutti questi codici di autoregolamentazione, loro quotidianamente vedono che queste regole in realtà non vengono rispettate, per cui ci sono messaggi pubblicitari o strategie di promozione che appunto promuovono successo sociale, sessuale, sportivo. E l'esempio che ha citato è questo: David Beckham, che penso tutti voi conosciate anche, ha appena lanciato una sua marca di whisky e appunto alcune organizzazioni inglesi si sono subito preoccupate di reclamare, perché c'è una pubblicità ovviamente bombardante di questa nuova marca di whisky che lui sta lanciando, dicendo che David Beckham è un'icona per i ragazzini e che quindi è un messaggio che sicuramente arriverà in maniera significativa ai giovani e ai ragazzini. La risposta di questo, diciamo, comitato di controllo che vi dicevo prima, formato sia dall'industria che da questi che sono molto vicini a loro, è stata che non è vero che Beckham è un'icona per i ragazzini, perché Beckham ha vissuto 10 anni fuori dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, e quindi i bambini non l'hanno conosciuto. Questa è stata la risposta, per cui questa pubblicità sta continuando a girare in maniera assolutamente legale nel Regno Unito. Quindi questo discorso delle promozioni appunto e della pubblicità è un discorso molto complesso che coinvolge appunto anche tutti questi aspetti soggettivi che dicevo prima. And then, I think you wanted to say. Yeah, I'll say a bit about football too. I support Glasgow Celtic, and this is my scarf, and we are sponsored by a beer company. Lui è un tifoso del Celtic, e quella è la sciarpa, e anche la squadra del Celtic è sponsorizzata dai produttori di birra. And we fought about a 4-year campaign to get the beer adverts off of the children's size football strips, which was eventually successful. I'm sorry, I can't hear you.
Sorry, I lost the... Yeah, we fought a long campaign so that the children's size strips did not carry the beer logo, and it took us 4 years to achieve that. Yeah. E hanno lavorato 4 anni per evitare che questo tipo di messaggio poi, appunto, questa sponsorizzazione dell'industria della birra arrivasse poi ai bambini che comunque seguono il, ovviamente, come in tutta la parte del mondo, il football. But I certainly believe that it alcohol companies should not sponsor sports teams, and we would like to see the logo removed from the shirts altogether. And I can say that it's also also Eurocare's position. Yes. E questa è la posizione, la sua posizione rispetto alle sponsorizzazioni è assolutamente netta. Nessuna marca di alcolici dovrebbe sponsorizzare attività sportive, associazioni di trasporto e bevande alcoliche, è assolutamente da evitare, e questo è quanto anche Eurocare, anche molto tempo fa in un paper che avevamo scritto sull'associazione tra sport e sponsorship, è esattamente anche la nostra posizione. Questo dovrebbero essere due mondi che assolutamente viaggiano in maniera separata. Okay. But we're playing Inter Milan in the Europa League next month, and so you'll see many Scottish people with Celtic tops on in Milan, in Glasgow and in Milan. In Glasgow. I think we're going to win, but we'll see. La prossima partita è con l'Inter, e quindi vedremo molte sponsorizzazioni per chi guarderà la partita. Naturalmente dice che vinceranno loro, ma questo lo vedremo. E quindi insomma vedrete questo esempio di, appunto, sponsorizzazioni, ma il calcio come il rugby, adesso faccio una piccola parentesi, noi insieme a Loredana avevamo fatto un paio di anni fa, e ovviamente in associazione con i colleghi, un progetto in cui avevamo guardato il basket, la pallavolo. Voi non avete, cioè nessuno di noi, almeno noi non avevamo idea, ma credo neanche voi, di quanti piccoli sponsor anche, non occorre andare alla, che ne so, alla Carlsberg o ai grandi produttori, anche le nostre squadre di altri sport sono spesso sponsorizzate, anche se noi non lo sappiamo, e come l'abbiamo scoperto? Guardando i siti internet. E chi guarda i siti internet? I nostri figli. E quindi, e lì ci sono le promozioni, ci sono i concorsi, e diventa un amico e fidelizzati con questo produttore, e gli diamo il biglietto per andare della partita. Insomma, ne abbiamo scoperte tutta una, almeno scoperte, io non le conoscevo, probabilmente i nostri figli, miei e i vostri, lo sapevano prima di noi e non occorreva fare il progetto, però insomma questo l'abbiamo capito, quindi è una cosa che forse non si sa tanto, ma che è molto diffusa. Would you like to say, or maybe you would like to ask something to us? Ho detto, magari anche loro hanno voglia di fare a noi delle domande. Io sarò anziana, io sarò anziana. Sei un po' stessa, sì, capisco. Avendo tanti esperti di fronte, io non posso fare un'ulteriore domanda che è questa. Tu dovevi venire a Bruxelles alla conferenza. I'm saying, I told him to come to the conference we had in Brussels, and he decided not to come. So it's his fault. Sì, sì, no, gli dico tutto io, sono sincera. Una cosa molto veloce, allora, limiti alcolici per la guida delle automobili. Uh-huh. In Europa credo che ci siano tipo 20 limiti diversi. Non più. Sì, però non per più. Dire l'Italia è sempre la maglia nera, come tante altre cose, dove siamo, credo, assieme forse alla Lettonia, se non è passata al 0, che era 8 una volta, noi siamo a 0,5. Uh-huh. Come la maggioranza dei paesi europei. Ecco, io volevo capire se rientrava in questo tipo di politica l'idea di abbassare ulteriormente, se si sa qualcosa a livello europeo, magari chi arriva da Bruxelles, l'idea, se c'è l'idea di, proprio a livello di guida per l'incidenza stradale, abbassare il livello. Ma quindi un'idea di standardizzazione? Sì, sì, questa a livello europeo. Ok. The question is for any of you, maybe for someone from the secretariat or for any of you. It's about legal limits for driving. In Europe, we have a variety of different BAC level. So the question is, do we know if at the European level there is a trend or an idea of going lower and to go towards a standard
unit, I mean, a standard limit for all European countries. Marianne, would you like to say something about that, please? Yes, that has been discussed, and there has been suggestions from the director of the works of transport. They wanted 0.5 across Europe, but as a maximum. But then there is, you know, harmonization is not so easy to get. Mm-hmm. So, but for the moment, 0.5 or lower has been really the trend. And 0.2 for young drivers, what is it, novice, yes. Young drivers. Yeah. C'è stata una lunga è stata una lunga discussione sì. And there also this tendency towards alcolox is very much promoted and worked on school buses or truck lorries, etc. There is a number of countries who have lower than 0.5. 0.2 is in several as a general for everybody. There is even some countries who have 0.0. That is not recommended, really, because 0.0... Is that in the European Union? Yeah. You say 0.0. Zero. There are some Eastern countries, but then they do not do any enforcement. So it's really not so much. Si è discusso moltissimo su questa questione della standardizzazione, perché ci sono, ormai credo sono 28 adesso, no, in Europa, e quindi credo ce ne sono ancora un paio o tre a 0,8, poi la maggioranza 0,5 e poi alcuni sono a 0,2 oppure altri hanno fatto 0,5 come noi e limiti diversi per neopatentati, guidatori professionali e non mi ricordo più la terza categoria, e trasportatori, esatto, autotrasportatori. Però è molto difficile a livello europeo, soprattutto su questi temi, riuscire a ottenere una standardizzazione, cioè che l'Europa dica a tutti i paesi, voi sapete che poi ci sono le competenze nazionali e quelle europee, quindi in questo tema è molto difficile, ecco. Però la tendenza, diciamo così, è cercare quantomeno di avere tutti allo 0,5. Perché poi ci sono altri paesi, per esempio alcuni paesi dell'est hanno lo zero, forse alcuni però il livello di controllo è zero, uguale al limite, nel senso che è solo un limite sulla carta, ma non essendoci poi i controlli, che era anche il nostro vecchio problema italiano, che abbassare va bene a 0,5, però basta che poi ci siano i controlli. E la stessa cosa riguarda tutti i paesi che hanno lo zero, ma in realtà poi non hanno nessun livello di controllo, quindi è come se si stesse, insomma, in pratica. Can I take Laurie first and then you? Laurie. I just wanted shortly to say that Estonia. Yes, exactly. Exactly, yes. Estonia had 0.0 and now we have 0.2. And this is in most of the Eastern European countries because of our Soviet background. Because during the Soviet time it was zero. But at the same time, of course, drunk driving was very, very popular. Yes. So, Czech Republic, I think, now has zero still, and several other countries, 0.2 maximum, Eastern European countries. So we do have the legal limit, okay, but the monitoring is rather weak, and the culture, the post-Soviet culture is still there. And people drink, people drive, much more than in countries where the legal limit is higher. L'esperienza dell'Estonia è questa, loro avevano zero per il loro, diciamo così, passato legato all'Unione Sovietica, dove ai tempi appunto il limite legale era zero. Da quando hanno avuto l'indipendenza il limite è passato a 0,2. Ma c'è ancora un problema culturale, nel senso che la cultura è ancora quella comunque di bere e guidare, e anche lì il livello di controllo è assolutamente insufficiente. Quindi, nonostante siamo passati da 0 a 0,2, in realtà mi sembra di capire che il messaggio generale è non tanto il livello dell'alcolemia consentita, quanto la cultura che deve passare, per cui i due comportamenti, è come dicevo prima, lo sport e la sponsorizzazione devono andare su due binari che non si incontrano, e la stessa cosa è il consumo di bevande alcoliche e la guida, sono comportamenti che non possono incontrarsi, quindi l'aspetto culturale è importante,
e anche il numero dei controlli che si riesce a realizzare. Fenolo. Sweden has 0.2 as legal limit, and we are quite good to enforce also this drink driving limit. But I would like to add to this discussion that there are different ways to reduce drunk driving roads. This with the alcohol limit, of course, and enforcement is very, very important. But at the Stockholm University, one of the researchers, Tore Nordström is his name, he has for many years looked upon the connection between the total alcohol consumption